Bella a tutti raga, bentornati sul mio canale. Questo video di oggi sarà un video molto speciale. Sarà un video di making of, come quelli che faccio di solito quando parlo del mio brand e dei nuovi prodotti di garment. Però in questo caso si tratta di un video in cui faccio un rework, quindi parto già dai pezzi preesistenti per produrre un qualcosa di nuovo, una specie di custom upcycled, con questi inglesismi da paura. Si tratterà infatti di un custom che prende come base di partenza la collab, che non so se avete visto, tra McDonald's e Snipes, la catena di store, il retailer. Non ho fatto una collab con McDonald's, qua c'è un panta che adesso dopo vi farò vedere meglio, una camicia, poi un pezzo bomba della loro collaborazione, ad esempio è questo Varsity, verde con tutte queste patch ricamate, guardate che bello. Insomma, hanno fatto vari pezzi molto bomba per questa collab. E io ne sceglierò alcuni per fare un nuovo prodotto partendo appunto da utilizzando come basi questi prodotti della loro collab con McDonald's. E inizialmente farò un po' di prove a casa utilizzando, mazza quanto pesa, non mi ricordavo, la mia macchina da cucire portatile. Farò qualche prova qua a casa e nei prossimi giorni metterò una story sul mio profilo Instagram in cui vi chiederò che tipologia di oggetto, di capo, di abbigliamento, di accessori, appunto, utilizzando come base di partenza i prodotti di Snipes per McDonald's. L'ultima cosa da dire, ma la più importante, il capo che andrò a produrre, il rework, alla fine insomma, quando avrò finito di produrlo, verrà messo in giveaway, lo regalerò a uno di voi, appunto, potrete partecipare alla giveaway e potrete vincerlo, sarà molto facile. Quindi adesso non vedo l'ora di iniziare il taglio e cuci, inizierò appunto a casa mia con questa mini macchina a cucire per poi andare nei laboratori, nelle fabbriche, nelle aziende in Veneto dove produco garment in modo appunto di fare un rework, insomma, con macchine più decenti, anche con l'aiuto delle sarte con cui di solito produco i miei capi. Alla fine lo sticker delle domande per decidere il capo a produrre l'ho messo oggi nelle stories e ne è uscito fuori che vorreste vedere una borsa. Quindi utilizzerò questi work pant, questi carpenter, come uno dei tessuti, uno dei pezzi da cui realizzare questo prodotto da zero, anzi da zero, da qualcosa che esiste già, che in realtà è molto più difficile rispetto a fare una cosa da zero, perché ovviamente hai dei limiti riguardo ciò che puoi creare. Adesso ho preso un po' di misure con il metro da sarto e inizio a tagliare questo carpenter per poi andare appunto a iniziare a cucire, a fare delle piccole prove. E cucire con la macchina a cucire che ho qua a casa, che questa vedete qui accanto. Quindi appunto adesso iniziamo con questo carpenter della collab Snipes per McDonald's, appunto per partire a fare questa bag, questa borsa. Laboratorio qua con i pantaloni della collab di Snipes e McDonald's, adesso rifiniremo la borsa che ho iniziato a casa mia e ci porteremo avanti. Come dicevo prima, ragazzi, sto nel laboratorio qua dove che è lo stesso dove produco i capi di garment del mio brand e questo è quello fatto a casa con la mia macchina da cucire portatile, che però per certi tipi di cuciture non basta, diciamo, perché poi questo canvas è abbastanza spesso, quindi questi sono i pezzi che ho fatto a casa e adesso continuiamo qua in laboratorio con le sarte. Secondo me lo salpo è un bel dettaglio da tagliare per poi essere inserita sulla borsa, che appunto è l'item, come vi dicevo, avete votato come pezzo più interessante da ricostruire. Questo è il filo più adatto per riprendere lo stesso colore del filo originale, vedete? Utilizzato il pantalone di Snipes per McDonald's, quindi questa è la tabella, diciamo, di tutti gli swatch dei colori dei fili, e questo è quello che abbiamo trovato che si avvicina di più. Passate le macchine professionali, che quella insomma, che avevo a casa io non bastava, il resto. Questa è la macchina taglia e cuci, ovviamente appunto vedete fare il profilo interno con la ribattitura per fare un lavoro più preciso. Questa è la parte della tasca, ovviamente sono qua in laboratorio dove appunto faccio anche i capi di garment,
perché la macchina a cucire a casa mia era impossibile unire tutti i strati, che il canvas è abbastanza spesso, per appunto le macchine a cucire industriali qua non è un problema. Il pallaccio della borsa, prima di utilizzare la cintura del pantalone, dove non basta quello di questo primo pantalone, per utilizzare anche questo qua che verrà battezzato con a furia di forbici. Lasceremo anche il dettaglio dell'asola col bottone, insomma è bello da avere un capo custom come questo. Adesso qua si tratta di spallacci, insomma, per portare questa tote bag a spalla. Abbiamo le cuciture a quadrato rinforzate, dove si possono mettere anche parecchie cose all'interno. Inizialmente, raga, avevamo visto anche questi passanti in grow per fare gli spallacci della tote bag, però erano troppo sottili, quindi appunto, come vi ho fatto vedere prima, abbiamo deciso di tagliare la cintura dei pantaloni. Adesso poi, dalla camicia, semplicemente mi dispiace rovinarla, ma ci serve questa parte qua delle patatine fritte del Mac per andare a fare un'altra tasca, appunto, che sia dall'altro lato rispetto a questa qui del panta. Quindi questa adesso la andiamo a ritagliare e sarà l'altra parte. Mi dispiace tagliare questa camicia, ma è l'unica maniera per avere questa tasca fighissima. Sopra le forbici qua del taglio e cuci, vado a prenderlo e lascio un bordino di tessuto in modo per fare la piega e cucirla per bene sulla tote bag. Adesso sto controllando col metro quanto dista la tasca su questa parte qua, in modo che dall'altra parte, questa con le patatine fritte, le mettiamo alla stessa distanza. Vabbè. Più o meno ci siamo. Qua la salpa, c'era troppe cuciture, diciamo, con la parte anche dietro che era rimasta, quindi lo sto levando armato dai forbici un pezzo, un punto, diciamo, dopo punto, per poi riuscire a ricucire come se fosse una targhetta sopra alla borsa. Vedete, appunto, adesso non ci sono più i fili, quindi si può ricucire facilmente sulla borsa, sulla tote bag. Dell'apertura della borsa. Adesso è pronta praticamente la tote bag, bisogna fare solo rifinire diciamo con la forbice alcuni dettagli. Si possono regolare anche le lunghezze dei manici utilizzando le asole, appunto, che appartenevano ai jeans. Secondo me è venuta una bomba. Adesso la rifinisco con gli ultimi dettagli, devo tagliare un po' meglio la tasca qua con le patatine fritte, e la rifinirò penso qua in azienda oppure quando torno, appena torno a casa. Quindi ci vediamo dopo per il finale del video dentro casa. Che dire, raga, rieccoci qua. Sono tornato dopo questa intensa giornata in Veneto ed ecco qua la bag, l'ho rifinita un po', ho tagliato un altro po' di fili che scappavano, anzi qua ce n'è un'altra, aspetta, adesso lo faccio vedere meglio. Ecco qua la borsa, la tote bag uscita fuori dal rework di alcuni dei capi della collab tra Snipes e McDonald's. Abbiamo messo la salpa qua sopra la tasca, proprio come sopra i pantaloni, come nei pantaloni. I spallacci sono con, fanno parte della cintura, come ho detto prima, del pantalone, ci sta anche la patta col bottone che permette di intercambiarli. E dall'altra parte la tasca ricamata con, fa troppo ridere questa cosa, con le patatine fritte. Secondo me è venuta molto figa, ovviamente è un qualcosa fatta lì l'artigianale, esempio partendo da qualcosa di preesistente, quindi qua appunto ci sono ancora dei fili che devo ancora correggere, però secondo me il risultato è molto figo, appunto proprio perché, come ho detto, quando era la prima clip, quando ho girato la prima clip del video, se non erro, è molto più difficile fare un prodotto partendo da qualcosa di preesistente rispetto a qualcosa che può partire da zero in realtà. Quindi insomma sono contento come sia venuta. Ci ho messo sia del mio qua a casa per quello che potevo con la mia macchina a cucire tra virgolette portatile, e sia seguito il lavoro in produzione delle sarte
e insomma abbiamo creato qualcosa di, secondo me, di molto interessante. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti. E per sapere come entrare in possesso di questa tote bag, ovviamente in maniera totalmente gratuita, tenete d'occhio il mio Instagram, perché lo rivelerò in una delle mie stories e appunto poi vi farò capire come si può vincere questo pezzo reworked. Top attività, potremmo dire, questa cosa di rework. Mi sono divertito veramente tanto, spero di farne altri di video come questi prossimamente e anche altri video come, insomma, quelli che vi faccio vedere backstage delle produzioni di garment del Beyond Brand. Quindi ci vediamo prossimamente, mi raccomando, state sintonizzati sull'Instagram per sapere quando e come potrò farò il giveaway e come partecipare per questa borsa della collab tra McDonald's e Snipes. Noi ci becchiamo prossimamente sempre qui sul mio canale. E bella a tutti, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto.